ritrovati a Periscopio, mi trovo a Bressanvido in provincia di Vicenza nella sede delle Latterie Vicentine. Qui grandi festeggiamenti, tante le iniziative, a partire dai giochi per i più piccoli, ai laboratori guidati per grandi e piccini, alle visite guidate in latteria. Per finire, al momento clou della giornata che tutti aspettano, il taglio della grande forma di formaggio. Sono qui con Morena Stocchero, addetta stampa delle Latterie Vicentine. Ciao Morena! Buongiorno a tutti! Allora, una giornata un po' di pioggia, ma a noi ci fa un baffo, qui abbiamo una grande festa e non ci ferma nessuno. No, infatti, tutto confermato, a parte qualche attività in esterna, ma iniziamo dai laboratori sotto questa tensostruttura come Casaro per un'ora. La passione mi tiene legato a queste cose per il motivo che il latte ogni giorno ti crea qualche problema e tu lo devi risolvere. Esempio, c'è, cambia il tempo fuori, sì? Perché io parlo di lavorare dei latti crudi, no? Che il formaggio più buono sarebbe il latte crudo. Certo. Si lavora latte pastorizzato, però quando cambia il tempo, il latte cambia. Ad esempio oggi che è una giornata uggiosa, incomincio ad avere una cagliata molto più fragile, non è più grintosa come se fosse un bel sereno, un bel... Qui siamo nello spaccio delle Latterie Vicentine. È un negozio monomarca di Latterie Vicentine. Oltre ai prodotti Latterie Vicentine c'è una grande selezione di prodotti del territorio, perché Latterie Vicentine vuole promuovere la cultura e l'enogastronomia del territorio, quindi tutti i prodotti a chilometro zero locali. Certo, qui possiamo trovare tutti i tipi di formaggi. Tutti i formaggi, esatto, dagli Asiago, il Grana, il Castelgrotta, il Brenta, il pan di formaggio, tutti i prodotti fatti esclusivamente dalla Latterie Vicentine, ma soprattutto con il latte dei soci delle 400 aziende agricole di Latterie Vicentine. Chi siete? Noi siamo la Corte Rurale Veneta, sì. Siamo dei figuranti di una volta, sì. E trasmettiamo alle nuove generazioni tutti i lavori che una volta facevano e che adesso non, la maggior parte non conosce. Certo, qui siamo nella fattoria Pagliusco. Di Pagliusco, sì. Noi abbiamo i buoi che dopo trascineranno questa enorme forma gigante di formaggio. State attraccando i buoi al carro, sì. È un lavoro difficoltoso, vedo, non è molto facile. È facile perché non sono tanto abituati, altrimenti se fossero come i buoi di una volta. In arrivo con i due buoi, bella, bellissima, piena, adornata di fiori. Lo stemma delle Latterie Vicentine si vede da lontano, la gente è tantissima. Latte dei soci delle Latterie Vicentine, una filiera controllatissima. Questa enorme ruota verrà fatta a pezzettini, naturalmente il ricavato sarà dato in beneficenza a chi? Allora, quest'anno abbiamo scelto, sono state scelte quattro realtà del territorio, la Jonathan Cooperativa Sociale, Filo di Seta Onlus, il gruppo di amicizie di Arzignano e l'asilo nido di Bressanvido. Quindi magari realtà minori, poco conosciute,
che abbiamo voluto abbiano un aiuto da parte di tutti voi. Tutta questa gente non vede l'ora di assaggiare questo prezioso gusto di una forma gigante prodotto con latte di malga, latte di pianura, e credo che tutta la gente farà un nome di questo formaggio. Non vi ferma la pioggia? No, anzi abbiamo l'ombrello, ma è bucato. Lei l'anno scorso era qua presente per anche l'anno scorso per accapparare? No, è la prima volta. Quindi lei non vede l'ora di sentire? Ah sì, prima assaggiarlo e poi comprarlo. Pronti? E via! Ecco qua, Morena. Allora, hanno cominciato a tagliare questa forma che non sembra neanche poi così facile da tagliare. No, anzi, è sempre un gran duro lavoro che ovviamente spetta il presidente Alessandro Mocellin. Di vedere che nonostante questo tempo il nostro piazzale, che invito chiunque a vederlo, è molto grande e si è riempito di gente. L'anno scorso l'abbiamo finita in un'ora, quest'anno, viste le dinamiche, sembra concludersi forse anche in maniera anticipata. Vuol dire che il passaparola è stato buono? No, ma vuol dire soprattutto che per il prossimo anno, e do un'anticipazione, dovremo aumentare il peso della forma, è inevitabile, perché se no non riusciamo a contentare tutti. I casari mi diranno qualche maledizione, perché faccio presto a dirlo, poi loro la devono fare, però inevitabilmente, insomma, cerchiamo di dare soddisfazione a tutti. Dietro questa forma veramente c'è tanta professionalità, tanto sacrificio, a partire sia dalle stalle che ci hanno dato il latte per farlo, e sia dai nostri casari che l'hanno lavorato sapientemente. Utilizzato 10.900 litri di latte, 5.000 litri di latte derivanti dal latte delle nostre malghe e 5.900 litri di latte derivanti dai soci della nostra pianura. Questa è una stagiatura di 65 giorni, perché avendo lavorato un formaggio così grande vogliamo essere sicuri anche batteriologicamente e microbiologicamente. Sappiamo che alcuni batteri non sopravvivono ai 60 giorni e abbiamo lavorato e abbiamo prodotto questa forma in modo da superare i 60 giorni, per essere tranquilli anche sulla distribuzione e su tutto quanto, perché giustamente una forma così grande non è neanche facile da gestire, diciamo, microbiologicamente, sì, su tutto quello che riguarda la gestione dell'HACCP dell'azienda. La pasta è una pasta semicotta, diciamo, rispecchiamo un po' la lavorazione dell'Asiago, aggiungiamo dei fermenti particolari per dare un gusto diverso da quello che è l'Asiago, però cerchiamo di rispecchiare quella che è la lavorazione dell'Asiago, perché noi siamo i primi produttori nazionali di Asiago e ci teniamo che anche la nostra forma per la festa assomiglia al nostro DOP principale della lavorazione. Vicentine, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Periscopio, e vi ricordo che se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e arrivederci.